Eccoci, bentornati su GoGames. Siamo su Banishers e in questo video andremo ad acquistare una mappa del tesoro e andremo a risolvere un enigma. Quindi ci troviamo qui nella foresta oscura. La mappa ce la fa, ve lo faccio vedere. Mamma mia, quanto è lenta! Vedete? Siamo proprio nel paesino di pelle dura, dal punto di riposo, quindi dall'accampamento dei cacciatori. Da qui dobbiamo arrivare qui, da Jane. O dall'altro tizio, in base a quello che avete. Ovviamente dovrete aver fatto il caso di infestazione relativo proprio a Jane e all'altro tipo, di cui non ricordo il nome, comunque sono in due, lo trovate sul canale. Entriamo nel negozio. Cosa sta? Signorina. Jane? Squire Paris was all I had in this world. Sì, va bene. Ovviamente ci rompe le scatole perché abbiamo preso la nostra scelta. E andiamo ad acquistare. Andiamo qui, oggetti speciali, e acquistiamo questo nascondiglio misterioso. Questo indovinello enigmatico scritto da uno sconosciuto indica la posizione di un tesoro. Per cui ce lo andiamo a comprare. Tac. Andiamo nell'inventario. Eccoci qui. E questo è quello che andremo a fare. Nascondiglio misterioso. Torniamo al falò e ci spostiamo con il viaggio veloce, quindi torniamo indietro. Da qui, quindi, ci spostiamo qui, capezzale di Red, quindi proprio, diciamo, all'inizio del gioco, dopo il prologo. After the meeting with Eccoci qui. her, I felt so lost, Andiamo da questa so parte. confused. How do you feel now? Same, really. Andiamo di qua. Ecco This place looks like the drawings on the map. Infiliamo qui dentro. In questo punto possiamo andare a scavare, ve lo rimostro sulla mappa così vedete il punto preciso, eccoci qui, siamo proprio di fianco alla montagnetta, scaviamo e recuperiamo un altro indizio, eccolo qui, nascondiglio misterioso 2, tornate indietro al falò e riutilizziamo il viaggio veloce, non sto a farvi rivedere tutto il percorso perché tanto è dritto per dritto, quindi ci vediamo direttamente al falò. Quindi ci spostiamo qui a Ponte Rotto, quindi noi eravamo qui, capezzale di Red, e ci spostiamo qui, Ponte Rotto, in questo punto qui. E da qui vi faccio vedere il percorso, poi vi mostro anche il punto preciso. Andiamo in su e speriamo di beccare poca gente che ci scassa, perché se no non ne usciamo più. Ecco, appunto, perfetto. Uccisi tutti. Continuiamo. Vediamo se è la direzione è giusta, perché qua il fatto che c'è. Mamma mia, sta mappa, raga. Eppure non è una roba difficile da fare l'apertura di una mappa. Qui lagga. Ovviamente non si può. Ecco, quindi se fa morgiro. Ecco qui. Vediamo bene e ci teletrasportiamo. Siamo in questo punto, dobbiamo continuare da questa parte. Quindi dobbiamo andare dritti, solo che do momento a questi. Ok. Siamo qui. Non potendo fare pulizia prima, respawnano di continuo.
Non so perché abbiano adottato questa scelta dal momento che il gioco è prettamente narrativo. Qui ok, è action. Però avere un continuo spawn di nemici. Non so se succede solo a me. Però a me purtroppo succede. Ricontrolliamo. Ma anche a voi ci mette mezz'ora ad aprire la mappa? Aspetto. Possiamo continuare. E dobbiamo ricordare come andare su. Dobbiamo prendere l'ascensore. Quindi aspettiamo l'ascensore che arrivi e poi andiamo su. Penso che taglierò, perché se non ricordo male ci mette 45 anni per arrivare su. Quindi direi che è il caso di tagliare. Poi andate su comunque. Ok, arrivati su, continuiamo. Qui raccattiamo cose. E che te pare? E qua non mai. Ok, fatti fuori i nemici. Continuiamo di qua. E ci infiliamo qui dentro. Siamo in questo punto qui. Ora, da qui. Arriviamo in questo punto. Ve lo rimostro, così per correttezza. Eccoci qui, siamo proprio in questo punto qui. E scaviamo. L'ultimo indovinello. Ora ci spostiamo nuovamente in un viaggio veloce e vi mostro dove dobbiamo spostarci. Ora vi spostate qui nella fattoria abbandonata. Vi faccio vedere meglio dalla mappa. In questo punto qui. Ok, vi spostate qui e da qui vi faccio vedere dove dobbiamo andare. Per risolvere questa cosa dobbiamo fare avanti e indietro tipo un trilione di volte. Però, insomma, tocca farlo. E andiamo di qua. Non si può fare. Infatti mi stavo sbagliando, dobbiamo andare in giù. Sarebbe stato interessante anche avere una mini mappa sullo schermo, magari in basso a destra. Ci vediamo tra un po'. Ok. Avanti. Aspetti. Questo è in aggiunta, così, ecco qua, la gente. Finito? Perfetto. Perfetto. Possiamo continuare di qua. Could this be what's drawn on the map? E ci infiliamo qui dentro. E qui possiamo scavare e ovviamente andiamo a trovare un altro indovinello, che è finalmente l'ultimo. Quindi ora vi mostro cosa c'è scritto
e vi mostro anche il luogo dove dobbiamo recarci. Qui ovviamente raccoglietevi il tutto, cioè abbiamo anche la cassa, tanto poi la vedremo anche nel video, ma vabbè, tanto che siamo qui, perché lasciare cose qui? Perché escono persone. Bene, ci vediamo a breve. Comunque, ora, a tutti i nemici, tornati a un falò, ci spostiamo qui a Ponte Rotto. Ok, stavamo qui, ci spostiamo in questo punto, così non ce la facciamo tutta a piedi. Quindi da qui usciamo e andiamo in giù. Superiamo il ponte. Ho qui è stress. Qualcun altro? È il fucile potenziato che potenza. Superiamo il ponte. Continuiamo da questa parte, quindi mantenetevi di qua sulla destra. Andiamo di qua. Could this be what's drawn on the map? Potrebbe essere da questa parte, se la memoria non mi fa cilecca. Ecco qui, infatti, mi ricordavo il fiorelluzzo di fianco. Tutto calcolato. Ecco qui, troviamo. E troviamo tre schegge del vuoto e 2261 pezzo da 8, quindi monete. Per cui, giovani, questo era il video che vi mostrava la risoluzione della mappa. Lì c'è altra gente, è incredibile. Quanti mob in giro per la mappa. Vabbè, ci sta, ci sta. Detto questo, anche per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima.